primo atto di questa finale che sta per andare in scena. È importante non fare errori subito per non compromettere le possibilità di successo. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani. Sfida che mette di fronte Argentina e Francia. Il match è atteso da entrambe le tifoserie, anche se solo il primo round. Occhio a non commettere grosse disattenzioni per non gettare al vento il titolo prima del tempo. Io mi aspetto una finale ricca di emozioni, spero di non sbagliarmi. Ecco in grafica la formazione di partenza dell'Argentina. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva, che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pierre. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Primo possesso per l'Argentina in questo match. Occhio a Messi che ha spazio. Può segnare da lì. Tiro respinto da Lloris, ma attenzione. Lo Celso. Paredes. Tiene palla in attesa del momento giusto. Respinge Lloris, ma non è finita. Parata super del portiere, che dice di no su questa girata di testa. Sembrava ormai battuto, è riuscito ad arrivarci con un intervento prodigioso. La qualità, la cifra tecnica, il talento di Messi non sono certo in discussione. Da lui ci si aspetta sempre la prodezza bagnante, il colpo ad effetto. Il gol è il suo mestiere, Pier. Riesce puntualmente ad anticipare il difensore e ogni volta che la palla transita dalle sue parti, negli ultimi 16 metri diventa immarcabile spesso. Prova a salire la Francia. Occhio al cross nel mezzo. Benzema. Grande intervento del portiere. La mette in mezzo. Ha provato a spazzare, ma non è finita. Alla palla del vantaggio, con il corpo l'ha tolta dalla porta. Sfuma l'azione argentina. Kanté prova a cambiare gioco con questo lancio. Tacco robusto, palla persa. Benzema si libera. Ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. Perde un pallone pericoloso. C'è spazio per l'Argentina. Cerca il secondo palo. Magnifica deviazione volante di testa e pallone in rete. Il replay del gol evidenzia il cross calibrato alla perfezione, bisognava solo spingerla dentro da lì. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente.
Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Francia che storicamente nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi dopo i fallimenti successivi all'Europeo vinto nell'84, culminati con la mancata qualificazione ai mondiali del 90 e del 94. È vero, hanno dovuto attendere l'edizione del mondiale disputata in casa nel 98, Pier, per rifarsi con gli interessi e salire per la prima volta sul tetto del mondo. Quella era la Francia di Zidane, Turan e dei grandi. Lo Celso! Palla in rete! Hanno sfruttato subito il momento psicologico. Si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con il gol e ha infilato il portiere da sotto misura. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. L'arbitro ha visto il fallo ma concede il vantaggio. Ci sono metri a disposizione qui per i francesi. Cross controllato facilmente dal difensore. Occhio al tentativo in campo aperto. C'era spazio, ma l'hanno gestita male. A tempo e spazio per il cross. Il palo dopo il tocco del portiere. C'è spazio per l'Argentina. Può rendersi pericoloso adesso. Non la blocca, attenzione. De Paul. Buono spunto qui. E possono ripartire. Ci sono metri a disposizione qui per i francesi. Cross sul secondo palo, allontana il pallone, ottimo intervento. Attenzione a Messi, possibilità per Messi, attenzione, e c'è la rete che allarga ulteriormente la distanza. 3 gol di margine adesso. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Ne è seguita la conclusione di Messi che si è infilata all'altezza del primo palo. Un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Protegge bene palla Mbappé. Niente da fare, il difensore recupera. Alvarez. Entra bene qui e recupera il pallone. Cristian Romero. Paredes. Messi punta la porta. Palla sul legno ma non è finita. La allontana. Lo Celso. Pallone regalato dall'albiceleste. Tentativo precedente che meritava miglior fortuna. Palla che si è stampata contro il legno con il portiere fuori causa. Allontana, spazza il pallone. Al cross di Mbappé, c'è la firma di Benzema sul match, attaccante capace come pochi di trovare il gol in ogni situazione. E qui possiamo rivedere l'azione del gol, una ripartenza da manuale, un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. C'è spazio per andare.
risolve il problema. Arbitro dice che può bastare, il primo tempo si chiude sul risultato di 3-1. È uno spettacolo vedere in campo Leo Messi, soprattutto quando è in giornata, cosa che gli capita molto spesso. Diverse le occasioni per concludere a rete, la difesa gli sta concedendo troppo spazio, l'abbiamo visto nel gol. Devono stringere meglio la marcatura e se no li punisce un'altra volta. Gara che riprende con la Francia in possesso di palla. Ecco Mbappé. Può avanzare indisturbato. Buono l'intervento del portiere. Punteggio che resta invariato. Merito anche del portiere, che pochi istanti fa si è esibito in una parata d'applausi. Si libera del marcatore. Può crossarla da lì. Uscita coraggiosa del portiere che fa su il pallone. Benzema. Benzema! Prova ad accorciare le distanze, ma oggi per loro sembra proprio una giornata complessa. Questo errore potrebbe costare caro, Pierre. Avevano un'occasione per rientrare in partita e l'hanno buttata al vento. Lautaro. Avanza ancora l'Argentina. Azione che sfuma, pallone che torna agli avversari. Nulla da fare. Mbappé. A metri per andare. Prova a calciare e c'è il gol, si portano adesso a meno uno, attenzione, rimonta possibile adesso. Il replay del gol evidenzia il cross calibrato alla perfezione, bisognava solo spingerla dentro da lì. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. 3-2, partita molto spettacolare. Bravo nel saltare l'uomo, occhio a Lautaro da lì. Ottima la copertura del difensore. Lo Celso. Lautaro Martinez. L'arbitro lascia il vantaggio. Cerca la profondità. Coman si libera, spazio, può provare da lì, poteva essere il gol del pari. Occasione davvero ghiotta, Pierre, che non è riuscito a sfruttare al meglio. Di Maria, contrasto deciso. Occhio a Benzema, si libera alla grande, ha sfoderato una parata super qui per salvare la sua porta. Queste occasioni di solito si tramutano in gol, Pierre, stavolta però il portiere ha avuto la meglio. Interviene allontano, solleva la testa, c'è il cross in area, occhio, il portiere la alza sopra la traversa. Posizione il pallone, pronti per il corner. Ha provato di testa, pallone che è finito sopra la traversa. È stato bravo a trovare il tempo giusto per saltare, gli è mancato solo un pizzico di precisione in più. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Riesce a tenerla in campo. C'è spazio per Di Maria sulla fascia. Attenzione a Dybala qui. Respinge Lloris, ma non è finita. Intervento decisivo del difensore che ha fermato l'attaccante, ha riconquistato il pallone. Ecco Mbappé. C'è campo per andare, attenzione. Contropiede che sfuma, pallone recuperato dalla difesa. Può crossare. Possibilità per Messi, attenzione. C'è il gol del più 2, vantaggio che comincia a essere interessante.
conclusione da sottomisura che non ha lasciato scampo al portiere. Non poteva, dai, sbagliare da quella distanza. Si riparte sul punteggio di 4-2. Si fa largo della tre quarti avversaria. Occhio a Messi che è solo. Tiro respinto da Lloris, ma attenzione. C'è profumo di gol nell'aria. Di Maria, fuori di nulla. Mbappé. Occhio a Benzema. Intercetta bene in zona pericolosa. Occhio all'avanzata di Messi. Gestisce palla alla ricerca del momento giusto. Super Lloris qui. Cambio dunque nella Francia. Cross verso il centro dell'area. Pulisce l'area. Occhio a Di Maria. Lloris si esalta sul tiro ravvicinato. Kanté. Karim Benzema. C'è spazio davanti a sé. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Efficace l'uscita del portiere sui piedi dell'attaccante. Ha sventato il pericolo e ha recuperato la palla. È da apprezzare per il coraggio soprattutto. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Se ne può andare adesso. Grande intervento di Lloris. Occhio al tocco di Messi al centro. Colpisce il palo, il pallone è ancora in gioco. Pallone che viene allontanato. Di Maria. Di Maria! Conclusione completamente sballata che termina fuori. Erroraccio, Pia. Da quella distanza era lecito attendersi molto di più. Alvarez. A metri. Il portiere si oppone, ma il pallone è ancora lì. Decisivo quell'intervento. Paul Pogba. Occasione per accorciare le distanze, attenzione. Così può bastare, fischia l'arbitro, vittoria per la formazione di casa. Una vittoria netta, limpida, giunta al termine di una prova di grande qualità, di grande sostanza. Il risultato non è mai stato davvero in discussione e hanno dimostrato coi fatti di essere la squadra più forte oggi. Il solito Leo Messi, prestazione incredibile. Può essere felice per la sua prova, oltre ovviamente che per il risultato. Ha dato tutto in campo e solo la sfortuna, materializzatasi nella forma dei pali avversari, gli ha negato la gioia della doppietta. Dovevano portare a casa la vittoria, un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione per arrivare qui, oggi, per portare a casa il trofeo. È vero, Lele. Lunghi sforzi ripagati dal risultato di questo match e questo è un momento che non dimenticheranno mai. Il momento più bello, più atteso, quello delle foto con il trofeo, delle pagliette, dei fuochi d'artificio dopo una stagione lunga e faticosa. Chiusa da vincitori, si portano a casa questo trofeo e adesso è il momento della grande festa.